Ciao a tutti, allora in questo momento vi voglio parlare di un gin magico, magico e particolarissimo, e siamo qua con il creatore di questo prodotto qua. Ok, ti chiami? Walter, io sono Walter, il capitano di questa avventura. Okay. Questo gin è fatto in Inghilterra, ha delle particolarità, ha un profumo che è considerato un'orchestra, ovvero una trama, è l'insieme, l'equilibrio di 10 botanici diversi, quindi potete trovare delle mandorle, arancia di Siviglia, dell'Angelica, quindi con un equilibrio che rende questo gin assolutamente equilibrato, bilanciato, con un profumo e un fiore, il Butterfly Pea, il pisello farfalla. Gli dà una particolarità, cioè è secco ma non è amaro, quindi viene prodotto, unigenico. Ok, allora vi volevo far vedere la bottiglia, perché noi che siamo amanti delle bottiglie, cioè vedete che bottiglia è fantastica. La bottiglia ricorda proprio quella di un profumo, anzi di un misuratore biologico, chimico, una provetta. La gradazione misura i gin tonic, quindi ogni tappa è un gin tonic, in modo tale che ognuno a casa possa crearsi il proprio gin tonic senza essere addetto al settore. Ok, e questa è una delle cose. Poi c'è una cosa magica, che è tutta creata appunto da, penso, il fiore. Dal fiore, che oltre ad avere questo profumo molto particolare, molto magico, crea una... Allora, voi vedete il colore? Il viola del colore si trasforma e diventa lilla. Perché succede questa cosa? È l'antociano contenuto nel petalo, tutto naturale, che a contatto con la bollicina della tonica cambia colore. E la magia si avvera. Cambia sapore a livello... organolettico, sì, cioè lo rende secco ma non amaro, come dicevo prima, per cui in verità la variazione non è solo nel colore, bensì anche nel sapore. Sì, nel sapore. E a livello di olfatto? Piramidale o è piramidale, quindi lo senti a tutti i livelli, quindi senti le note amare, le note agrumate, le note più dolci, pur essendo 0,0 di residui zuccherini, per cui è non dolce ma è profumato. Abbiamo fatto cadere le bottiglie, quanto è magico questo prodotto. Allora, questo è un prodotto, allora l'azienda si chiama Noon, like Noon, la Noon. E dove possiamo trovare questo prodotto? In distribuzione indipendente, quindi ci contattate e noi ve lo mandiamo. Bom. Allora, metto sotto questo video il link della loro azienda, in modo che così voi potete andare direttamente sul loro sito e vedere prezzi, informazioni e tutto quanto vi serve per avere il prodotto sotto mano. Va bene? Questo è tutto. Ciao!